Prima di cominciare la recensione vi informo che sto facendo il giveaway e potete partecipare dal momento che questo video sarà online. Il giveaway viene fatto sul mio sito, quindi vi lascerò il link qua sotto, oppure se siete già nella pagina del mio sito web troverete qua sotto un pannello con scritto di fare il login con Instagram, YouTube o Facebook penso, e basterà premere lì per concorrere a questo zaino, che sarà tipo quello zaino lì, però non è proprio quello. Nel senso, questo è il tipo di zaino qua, sarà questo il modello, però vi sarà inviato direttamente dall'azienda che li produce, che è la BagSmart. Dopo aver fatto il login con il vostro social preferito, ci sarà una lista di cose da fare con accanto dei punteggi. Ecco, quei punteggi lì sono punti che raccimolate ogni volta che fate una di quelle azioni lì. Quindi alcune azioni possono essere fatte più di una volta, altre una sola, e non funziona che chi ha più punti vince, ma chi ha più punti ha più possibilità di essere estratto nel sorteggio finale, che lo fa il programma in automatico. Potete fare cose come iscrivervi al mio canale di YouTube, potete anche penso seguirmi su Instagram e seguire la BagSmart su Instagram per avere dei punti e così via. Basta che leggete i punti. Se magari durante la settimana ne aggiungo degli altri, non lo so. Tanto andate sul sito a vedere se c'è qualcosa di nuovo sul pannello, potete raccimolare più punti e avere più possibilità di vincere. Al vincitore verrà mandato uno zaino di questo qua, nuovo, non questo, ma un altro inviato dall'azienda. Vi ricordo però che nel pannello ci sarà scritto visitare Instagram, ma in verità si riferisce a follow, quindi a seguire sia me che la BagSmart, ovvero l'azienda che mi ha mandato lo zaino. Se il vincitore ve l'ha selezionato ma non mi segue né su Instagram né segue la BagSmart, diciamo che passo al prossimo, quindi il programma mi farà un altro sorteggio e si vedrà poi chi ha vinto lo zaino. Stessa cosa se il vincitore non risponde entro un paio di giorni o a un'email o a un messaggio privato, quindi se vedo che il vincitore non risponde io passo al prossimo, ne sorteggio un altro. Cercherò di fare una storia con il sorteggio in modo che vediate in tempo reale comunque chi è stato sorteggiato, in modo che nel caso capitasse che vincesse, che ne so, un amico o un fotografo che conosco italiano, non ci sia la puzza di marcia, ecco, insomma. Muovetevi, andate sul sito, andate sul pannello, nel riquadro verde e partecipate. Iniziamo quindi con la recensione di questo zaino qua, che è un backpack fotografico. Ho preso ultimamente, allora dovete sapere che questo precisamente l'ho pagato, quindi non mi è stato inviato gratis come questo qua. Perché l'ho pagato? Perché ne stavo cercando uno che potesse fare al caso mio. Ho trovati vari, alcuni troppo grandi, altri troppo piccoli, altri senza lo spazio per il computer, altri tini che non mi piacevano. Invece il design di questo qui mi piace parecchio, mi piace il dettaglio qui davanti che ormai tutti gli zaini hanno, mi piace il fatto che abbia quel non so che di vintage ma anche moderno, e mi piacciono soprattutto i colori. Infatti se andate a guardare gli zaini tipo il Mantona ha dei colori assurdi che fanno, secondo me fanno cagare, quindi colori del tipo verde scuro con giallo, marrone, giallo qualcosa, nero, giallo, questi colori qua che a me non piacciono tantissimo. Questo invece è un grigio, quindi ci sta sia per in un ambiente urban sia in un ambiente che ne so in montagna o cose del genere. Cercavo uno zaino che potesse fare il caso mio, ma più che altro per il lavoro. Il lavoro mi serve avere sempre la fotocamera a disposizione, avere la RX100 a disposizione, mi serve avere il computer dietro perché lo uso tutti i giorni, e mi serve anche mettere altra roba. Se magari esco solo col giubbino, che ne so, e mi porto una felpa dietro o altre cose, o il power bank, queste altre cose qua. Quindi la prima cosa che vi voglio far vedere di questo zaino qua è la tasca sopra. La tasca sopra che si accede così facilmente, e quindi c'è lo spazio sopra per le vostre cose, ci potete mettere dentro. Io adesso ho delle custodie vuote, o tipo deodoranti o robe del genere che non ho tolto perché sono tornato da un viaggio e ho usato questo zaino qua. E poi c'è una zip dietro in cui ci metto, che ne so, i filtri della GoB o queste cose qua,
e poi le tasche davanti, quello con la retina che io solitamente non uso mai, però a volte servono. Avanti invece vedete che lo spazio del computer non è dietro ma è avanti, è imbottito, quindi ci potete mettere il computer. Ok, lo infilate dentro, adesso il computer ce l'ho di lì perché magari vedrete i b-roll. Davanti avete questa tasca qua che, aprendola, vedete che dentro c'è uno scompartimento più piccolo nel caso avete un tablet, oppure c'è tutta la tasca davanti in cui potete mettere, che ne so, quaderni, roba per prendere appunti, cazzo ne so, libri e queste cose qua. Qui abbiamo lo strato tutto del computer, dove va a mettersi il computer, e quindi aiuta anche, perché è imbottito sia fuori che dentro, aiuta anche a proteggere sia il computer sia la macchina fotografica. Sì, perché la macchina fotografica si mette qui. Allora vi direte, è scomodo. Sì, è scomodo, ma è anche ben protetta la macchina fotografica, perché questa parte imbottita rimane attaccata sempre sulla schiena, nessuno può aprirla se ce l'avete addosso. L'unica parte più sensibile, anche se imbottita, è questa qui, ma la vediamo dopo. Quindi aprendo qua, adesso io ho la mia macchina fotografica dentro e altre cavolate, tipo il panno per pulire le lenti eccetera eccetera, quindi ci sta la mia macchina fotografica, la Nikon con il 35, ci sta il Samyang 14, ci sta qua, non so se lo vedete, il mio battery grip, e ci sta la GoPro, altri filtri, qui ci stanno di solito i miei due obiettivi che adesso ce li ho di su, e niente, io sono a posto così e basta. A me non serve troppo spazio perché di solito non porto niente in giro, a meno che non debba fare un video, allora richiudete. Questa è la parte secondo me più delicata dello zaino, perché è facile prendere una botta qua, e ok che è un po' imbottita, però bisogna sempre fare attenzione come tutti gli zaini. Dall'altra parte abbiamo la retina con questo qui che serve a tenere il cavalletto. Io non sono un landscaper come il mister Sebastiano Chiari, quindi non ce l'ho il cavalletto, o comunque non ne ho uno bello, perché quello su cui è montata la camera adesso è un cavalletto, ma è quello dell'AMO, quello che fa schifo da 16 euro, cazzo ne so. E niente, l'ultima cosa è questa tasca che c'è qua sotto, che serve se avete un cavalletto davvero davvero grande che continua a penzolare, quindi lo incastrate qua dentro così e lo assicurate qua. Allora, l'unica pecca dello zaino è il fatto che lo spazio sopra non è così capiente se dovete andare via per vari giorni, nel senso potete mettere alcune cose, ma se siete via per, ne so, 3 giorni 4 giorni, non è lo zaino che fa per voi, nel senso magari volete prendere uno che è più grande o avere uno zaino apposta per altri vestiti. Quindi ok, ci stanno dei vestiti, ma non è che ci stanno, che ne so, 2 o 3 felpe, un jeans e 3 magliette, cioè è uno spazio ridotto comunque, perché lo zaino è compatto. E il fatto che lo zaino sia compatto determina anche un'altra cosa, ovvero il peso. Se ce l'avete veramente veramente imballato di roba, diciamo che diventa molto scomodo portarlo in giro per più di alcune ore, nel senso che se lo portate in giro da un punto A a un punto B, dove poi utilizzate l'attrezzatura, è ottimo e lo potete riempire per intero. Invece dovete girare tutto il giorno, dipenderà anche dal peso della vostra attrezzatura. Io, avendo il computer gigante della Dell più la D800 più il 14 più due obiettivi che pesano un fracasso più il 35, che anche questo qua pesa tantissimo, mi ritrovo con la schiena spaccata se devo girare per tanto tempo. Però lo zaino mi piace, il design mi piace, e l'alternativa per non ridursi la schiena a pezzi sarebbe avere uno di quegli zaini che c'ha proprio i supporti, questi qui, quelli ultra spessi, quelli zaini da montagna, che a me non piacciono per nulla. Quindi mi tengo questo e lo uso per quello che devo fare, ovvero per lavoro, quindi andare da casa a lavoro, scaricare la roba, usarla, averla con me se devo girare e fare delle altre cose. Se devo girare anche una giornata in città va benissimo,
ma poi lo metto giù e niente, poi torno a casa e niente, lo lascio lì e basta. Non so se ho mancato qualcosa, spero di no, per questo è tutto. Se vi è piaciuta la recensione o comunque il video, o comunque vi è piaciuto il fatto che ci sia un giveaway, anche se non ho neanche 1000 iscritti, lasciate un like, lasciatemi un commento e mi piacerebbe anche che condivideste magari il video con qualche amico fotografo, e ci sarà anche nella tabellina del giveaway il fatto che se lo condividete o comunque condividete il video o condividete il giveaway con altre persone riceverete un punto in più, quindi ditelo ai vostri amici in modo che possano partecipare anche loro. Ok, noi ci vediamo alla prossima, spero vi sia piaciuta questa recensione e ciao.